Ci sono dei posti della Sardegna dove arrivi in macchina, bello, comodo, parcheggi e fai la foto alle torri di 18 metri. Questo non è uno di quei posti. Ci troviamo in territorio di Quartu e questa è la divulgazione di un nuraghe strepitoso. Siamo praticamente al nuraghe bianco. Al nuraghe bianco in territorio di Quartu Sant'Elena. Capitelo, amici. Noi abbiamo fatto un percorso di 7 km a piedi, venendo da Iscanaleddus, esattamente da quella direzione. Chissà se in controluce si vede. 7 km a piedi per arrivare a un nuraghe ormai compromesso, ma che comunque dà un'idea della meraviglia e della bellezza di questo luogo. Il nuraghe bianco, chiamato così per il candore della sua pietra, questa roccia in struttura porfirica che riserva delle sorprese. Ora io cercherò di camminare facendo il periplo del nuraghe, mi faccio aiutare anche da Monica e voi scoprirete insieme a me la bellezza di questa meraviglia sontuosa che in pochi sanno raggiungere, anzi che in pochi possono raggiungere perché non è facile, non è agevole, non è fotogenico. Ma per noi questo nuraghe, che faceva parte di una quaterna di nuraghi, per esempio il nuraghe Ludus che abbiamo già divulgato, o il nuraghe Siliqua che dobbiamo ancora visitare. Ora io sono un po' in difficoltà perché ragazzi qua non è agevole, ma stiamo arrivando all'apice di questo viaggio perché questa struttura, questa meraviglia archeologica, ve la facciamo vedere noi in diretta, col sole di venerdì. Al tempo, ma chi se ne frega, guardate la camera di questa meraviglia, incredibile, amici della Sardegna, incredibile, 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 pazzesco ragazzi, pazzesco, pazzesco, non mi vengono le parole, sarò ripetitivo, una meraviglia archeologica che i custodi della memoria vi portano anche oggi. Incredibile, pazzesco, ragazzi. Ciao a tutti.